Pavia si prepara ai festeggiamenti in onore del più celebre compositore italiano dell'Ottocento, simbolo dell'identità nazionale, autore di alcune tra le più belle pagine di musica mai scritte, ammirato e invidiatoci nella maggior parte del mondo. Dal 10 ottobre al 16 novembre la città di Pavia sarà concentrata a far rivivere la musica e lo spirito verdiani. Non solo musica e concerti, che esplorano il repertorio strumentale originale, trascritto o elaborato. Il ventaglio di eventi sarà vario e multiforme e comprenderà mostre fotografiche, seminari e approfondimenti multidisciplinari, laboratori didattici per le scuole, tavole rotonde, conferenze, presentazioni di volumi e visite guidate su repertori pittorici attinenti con il compositore. Siamo in compagnia del vice sindaco, assessore alla cultura, turismo, marketing territoriale Matteo Mognaschi e abbiamo appena presentato l'evento dedicato al grande compositore italiano Giuseppe Verdi che inaugurerà tra poco a Pavia. Ci vuole raccontare qualcosa in anteprima? Sì, per il bicentenario della nascita appunto del grande maestro Verdi appunto, anche la città di Pavia si appresta a comunque onorare la memoria di questo grandissimo personaggio con questo mese di attività, di eventi, non solo concerti ovviamente e rappresentazioni ma anche conferenze sulla vita di Verdi, sul legame anche che aveva con Gaetano Fraschini e anche con una chicca diciamo inedita diciamo e anche nuova sulla scena pavese, che appunto la pubblicazione sarà la pubblicazione del carteggio inedito appunto fra Gaetano Fraschini e Giuseppe Verdi, quindi come dire un mese all'insegna della cultura, della musica ma anche insomma del divertimento e sicuramente anche della riscoperta come nel caso di questo carteggio di delle perle come dire da scoprire e che riguardano appunto anche la città di Pavia, quindi sicuramente eventi molto importanti che dureranno appunto dal 10 ottobre in avanti e che insomma rendono sicuramente Pavia molto interessante anche in tema di celebrazioni verdiane. Siamo in compagnia di Marco Galandra, assessore con delega tra l'altro con l'Istituto Vittadini e il Teatro Fraschini. E abbiamo appena presentato l'importantissimo evento dedicato a Giuseppe Verdi. Che cosa ci può dire in proposito? Beh, devo dire intanto che è una ricorrenza molto importante, il bicentenario della nascita di Verdi e anche il nostro istituto musicale Vittadini, che come ripeto sempre è un'eccellenza della nostra città, partecipa come giusto alle celebrazioni con una serie di concerti e di iniziative musicali, a dimostrazione ancora una volta che Pavia non solo è una città culturalmente molto evoluta e culturalmente molto attiva, ma anche che ha le risorse proprio per questa cultura promuovere e incentivare nella città. Siamo in compagnia di Maurizio Preda, direttore dell'Istituto Musicale Vittadini di Pavia e abbiamo appena presentato la conferenza stampa dell'evento dedicato a Giuseppe Verdi. Dunque, il titolo è Giuseppe Verdi, uomo del suo tempo, artista di tutti i tempi. Che cosa significa? Perché questo titolo? Beh, innanzitutto volevo dire che non potevamo come Istituto Superiore di Studi Musicali non ricordare questa figura importante non solo per la musica italiana ma per la musica di tutto il mondo, per la musica in generale. Ma non dimentichiamo che Giuseppe Verdi è stato un uomo importante nella vita politica, nella vita dei suoi tempi, no? La sua arte è un'arte di tutti i tempi, ma lui è stato un uomo dei suoi tempi, ha vissuto intensamente anche delle sue idee politiche, le sue idee di libertà, no? che sappiamo benissimo come hanno portato poi alla liberazione dell'Italia. Quindi un uomo sicuramente da ricordare sia per il suo pensiero che per la sua arte.